Ci troviamo con il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. Caltanissetta, con la sua zona industriale di Contrada Calderaro, è entrata a far parte della ZES, zona economica speciale per la Sicilia. Il sindaco Gambino è stato a Palazzo d'Orléans, ha avuto un incontro molto proficuo. Quindi in che modo la zona industriale di Caltanissetta verrà rilanciata con la ZES? No, ma il procedimento è un po' più complesso, perché oltre alla riunione operativa a Palazzo d'Orléans dell'anno scorso, in pratica, poi le cose sono andate avanti, perché all'inizio c'è una cosa importante da dire, che all'inizio non erano previste le aree interne all'interno per la ZES, quindi le zone economiche speciali erano soltanto porto e retroporto delle zone costiere. Poi si è riusciti a inserire le zone interne, quindi esclusivamente le aree di sviluppo industriale ex ASI, e all'interno, in questo contesto dell'ex ASI, è rientrata già per 100 ettari contro la Calderaro, la vecchia zona industriale Caltanissetta. Dopodiché il Dipartimento di Attività Produttive ha fatto un avviso di manifestazione di interesse per ampliare ad altre realtà la ZES. Noi abbiamo partecipato con San Cataldo Scalo ed è stata accettata anche San Cataldo Scalo. Ed inoltre la cosa anche interessante è che il comune di Serra di Falco ha partecipato con Grotta d'Acqua e è entrata anche Grotta d'Acqua, quindi praticamente le tre zone industriali che gravitano su Caltanissetta avranno tutte e tre la ZES. Questa è una cosa importantissima che siamo riusciti ad ottenere. E poi chiaramente adesso il procedimento è stato concluso dal governo nazionale con i due pareri coordinati del Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dello Sviluppo Economico, che sono andati tutti e due nella stessa direzione e poi con la firma finale del Ministero per il Sud. Io non ho fatto nomi, però alla fine bisogna ringraziare tutti quanti, perché ciascuno di noi ha fatto la sua parte, come è giusto che sia, perché non è solo il ministro Provenzano che ha firmato alla fine, non è il vice ministro Cancelleri che ha stimolato i pareri del MIT e del MISE, no, non è solo il presidente della regione siciliana, non è solo l'assessore regionale, cioè quando ci sono le sinergie poi vengono coordinate in maniera corretta, si raggiungono i risultati. Ci sono ancora da fare dei passi, e questo è chiaro, perché c'è la regione siciliana che ha una sorta di contenzioso in atto che dovrebbe risolvere, e lo Stato, quindi il governo, dovrebbe nominare i commissari. Per cui diciamo la fase operativa ancora non è partita, ma noi staremo a vigilare affinché parta definitivamente la fase operativa, perché noi stiamo sul territorio e per noi le cose si devono fare, quindi non solo annunciare o firmare, ma vanno fatte. Noi da questo punto di vista siamo molto determinati e lo dimostriamo anche andando ogni giorno sulla 640 in cantiere o andando da altre parti, perché li mettiamo sotto controllo, perché alla fine le cose si devono fare. La zona economica speciale è sicuramente un grandissimo volano di sviluppo all'interno delle zone industriali. Per chi non lo sapesse, cosa comporterà? Comporta fiscalità di vantaggio, praticamente il credito d'imposta. Ci sono tutta una serie di situazioni che escono fuori, dove alle aziende conviene insediarsi in quelle aree e andare a svilupparsi lì. Per cui c'è la possibilità di andare a creare tantissimi posti di lavoro. Ma non è solo la ZES, in questo momento stanno partendo una serie di situazioni post-Covid che sono interessantissime, come per esempio l'ecobonus. Cioè, allora, l'ecobonus o anche i finanziamenti a fondo perduto per le imprese per prendere dei finanziamenti regionali, noi ci stiamo sul pezzo, perché abbiamo istituito per le imprese l'assistenza grazie all'ordine commerciale, uno sportello informativo che ha già avuto un grande successo. Io invito tutte le imprese che hanno necessità di prendere il fondo perduto regionale di recarsi allo sportello che abbiamo noi in piazza, dove all'ex Circolo dei Nobili, presso l'URP, l'Ufficio Relazione con il Pubblico, dove avranno tutti i chiarimenti e poi si rivolgeranno ai loro commercialisti serenamente, possono fare tutto il lavoro che vogliono. Lo stesso sportello noi in settimana penso che lo apriremo anche per l'ecobonus, quando la normativa sarà chiara, perché ieri sono uscite le linee guida
Ma adesso vanno anche queste cose rese operative, quindi dobbiamo avere un incontro con le banche per vedere come fanno loro a fare il credito, e c'è questa famosa cessione di credito che è bellissima perché praticamente la stessa persona può evitare di uscire pure soldi, e si anticipa tutta l'impresa e poi fa la cessione di credito. Quindi questa è una cosa di cui dobbiamo ringraziare il ministro Di Maio quando lui era ministro dello sviluppo economico, perché fu una cosa molto interessante. Adesso col 110% è diventata effettivamente veramente non conveniente, cioè addirittura potrebbe essere veramente la cosa che ci fa risolvere tantissimi problemi, perché come sappiamo a Caltanissetta l'edilizia è stata sempre importante, in questo momento è completamente ferma, per cui da questo punto di vista abbiamo grande fiducia.